Buongiorno. Buon pomeriggio, ragazzi. Schermo nero, non allarmatevi. Sto facendo partire Cyberpunk. E insomma, è anche una di quelle situazioni nelle quali oggi avremo meno ore di quanto vorrei. Abbiamo 2 ore di gameplay. Voglio sfruttarle al meglio. Presto avremo altre maratone pazzesche, con quei clock, diciamo, completamente da hardcore gamer perso, tipo liceale. Ma sì, ho riavviato il PC e aggiornato i driver video, quindi se non è colpa di qualche mia instabilità causata dalla 1.06, dovremmo essere a posto. Sto per uscire la faccia, ragazzi, sto per uscire tutta la grafica e siamo online. Allora, stiamo così, perfetto, let's go. Buondì. Ragazzi, welcome back. Buongiorno, Night City. Allora, spero che i volumi vadano bene. Io sono qua per voi. Mouse e tastiera, controller per i veicoli. Incontra Jefferson. Oggi abbiamo una diretta senza bisogno di avere introduzioni e vi dirò, non so se fa lo stesso effetto a voi, ma indipendentemente da tutte le cose negative che abbiamo affrontato, discusso e che stiamo approfondendo o scoprendo mano a mano che la partita avanza, ti ributti qua nel gioco, rientri a Night City e è bello. Per quanto dovremmo seguire i cavi, giusto? Sì, avete ragione. Allora, siamo qui. Vedo un frame rate a 40 46 fotogrammi al secondo, nonostante il ray tracing non sia attivo. Stai a vedere che aggiornare le cose e riavviare è più un male che un bene. Oh, è acceso! È a ultra! Che è successo? Nvidia? Hai toccato qualcosa? Envy! Calmina. Ho aggiornato i driver video. Non ho toccato niente. Ehi, però se andavamo. No, 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 sordello, le ombre in ray tracing non valgono la candela. Non valgono davvero la candela, anzi, l'importante è avere le ombre a buona qualità, ma il ray tracing sulle ombre fa veramente poco, fa veramente poco, è un'influenza minima e talvolta anche imperfetta. Digital Foundry, santa, ce l'ha mostrato. Diciamo che quei professionisti sono molto preziosi per l'industria di noi consumatori, per l'industria e noi consumatori. Allora, sì, i driver video mi hanno smanettato il ray tracing di Cyberpunk, ma è un'ottima notizia, perché quel frame rate era sintomo che tutto va come speravamo andasse. Allora. Oh, ma tranquilli. Nel 2021 avremo la serie 3000, anche per lavoro. Il CUDA è importante, ragazzi. Andiamo. Pronti? Let's go. Bentornati a Night City. Ah, avete visto? Ti Hayami, benvenuto, benvenuta. E Zingard ha fatto un regalo di Natale che è quello che si fa in tutta la famiglia messa insieme. Un pensiero per l'immenso o un pensiero immenso, Zingard? Per l'immenso e profondo lavoro che stai creando con amore ed expertise. Cosa pensi di Cyberpunk? Ne ho parlato per tanto tempo in queste dirette, avrai sicuramente una sintesi piuttosto completa nella recensione ed effigie. E sì, qualcuno ha fatto i regali in ritardo, ma tutti insieme. Per tante cose purtroppo molto deludente, ahimè. Poteva essere davvero un capolavoro del genere, invece ciccia. Buone feste a te, Fenrir. Questo commento è una somma molto negativa, ma contemporaneamente non sbagliata del risultato, che non va esagerato da un lato né dall'altro. Sicuramente non è una rivoluzione, sicuramente non è ciò che era stato annunciato come prodotto nei confronti anche del linguaggio che porta sullo schermo, ossia non è un classic RPG immersive sim, assolutamente no. E anche i Night City Wire hanno approfondito e mostrato delle
meccaniche di gameplay e degli umori del gioco che poi non si sono rivelati assolutamente congruenti con l'esperienza finale, ma ne riparleremo. Quindi grazie Zingard di cuore per l'investimento, molto più che dono, davvero. Allora, quindi, dando a maggior ragione il benvenuto a tutti. Sì, come stai? Bene. Pensavo, che ne dici di venire a cena? Joss è venuta alla Smania a cucinare per la famiglia. Posso dirti no? Perfetto, allora ci vediamo per Joss. Sì, alla grande. Following the river. Ok. Sto seguendo i cavi. Ok. E tanto sono sempre a casa loro, quindi. Ragazzi, vi fa un po' di effetto tornare qui. Ah, indipendentemente da tutto, vi fa un po' di effetto tornare qui. Io sto correndo in maniera un po' arcade perché so che abbiamo poco tempo e voglio portare a casa cose. Ma non sono passate le partite che faremo con calma, immensa pazienza e amore immersivo, ragazzi. River in teoria è una romance. Ok. Ecco perché si ha un rapporto così effettivamente intimo con lui. Però è eterosessuale. Ok, ok. Ormai comincerò piano piano ad avvicinarmi verso il momento nel quale inizierò ad aprire wiki e informarmi su tutto ciò che contiene il gioco, anche a livello tecnico, ragazzi. Io dovrei... Io nel portare cose a casa vorrei cominciare oggi. Allora, vi spiego il mio piano. Ok? Fatemi sapere cosa ne pensate. Oggi abbiamo 2 ore. Abbiamo visto quanto davvero prolisse e profonde talvolta nel contenuto siano le quest di trama principale. Ok? Quindi, che ne pensate se oggi... Ok, prima di poter tornare a fare dirette molto più lunghe, facciamo di nuovo side quest e andiamo anche a cercare i punti interrogativi. Facciamo qualcosa all'interno dei vari quartieri per poi domani, boom, fare la quest principale. Che ne pensate? DJ Penguin 16617, grazie. Grazie di cuore per aver donato 5 sub. Frank Xerars 99, benvenuto. Lo so, voglio fare Takemura, però secondo me è meglio farlo quando siamo calmi e senza l'ansia del dire ok, tra 2 ore dobbiamo cambiare, ci sono progetti, attenzione. Che ne pensate? Io direi di fare così e ce la godiamo al massimo, anche perché secondo me ormai non è più così implausibile trovare pulizia nella mappa, ora che possiamo leggerla così bene. Sì, no, giù di conta. Ok, facciamo le quest secondarie. E vorrei non ignorare anche i vari assalti quando sono di pericolo non basso, perché in realtà la volta scorsa ho pensato tra me e me, beh, ormai effettivamente fermarmi e uccidere non vale più così tanto la pena, sono a 50 re... ho capito, ma sono di livello 30 e danno anche punti esperienza. E poi mi manca un po' sparare. Abbiamo fatto tutte queste narrative. La cena sicuramente non sarà una sparatoria. Spero. Il pirata, benvenuto. Allora. Quindi permettetemi... Suicidio serale. E risiamo. Un'altra giornalista si è suicidata. Secondo i Quotifax è stato lo stress da lavoro. Ma i suoi dicono che l'ha uccisa qualcuno. Pensi di riuscire a scoprire qualcosa? Mando qualche altro dettaglio. D'accordo. Tipo di contratto furto. C'è del marcio nella città dei sogni. Una serie di suicidi, un'ondata autodistruttiva. Queste sono le quest terziarie. Sono i vari
Cat content. Eh sì, ho letto Xuzul. sono i vari contratti, non cat content. La reputazione poi ha come ruolo solo di loccarti certi item e poi non serve null'altro. Cat content? Non lo so, devo approfondire. Sicuramente c'è del cat content sulla reputazione rispetto a quello che avevano discusso essere il carisma e così via. Però vedremo. O il rapporto tra XYZ, polizia e così via. Dunque. L'ultima vittima è Zola Barnes, una giornalista caduta sui binari della stazione di Memorial Park. Ufficialmente la sua morte è stata classificata come suicidio, ma i genitori della Barnes dicono che era andata alla stazione per incontrare uno dei suoi informatori e che non si sarebbe mai tolta la vita. So, è quello che direbbero e dicono tutti i genitori. La giuria, tuttavia, non si è ancora espressa e nessuno sa cosa sia successo davvero, perché i video delle telecamere sono stati cancellati. I genitori hanno rintracciato i testimoni, ma questi non vogliono parlare e, come se non bastasse, la Militech ha dimostrato interesse nella faccenda. Tocca a noi venirne a capo. Vai alla stazione, viola i server e scarica tutti i file relativi alle telecamere. Lì darò in pasto alle mie scimmiette programmatrici per tentare di recuperare i video. Postscriptum. Ah, quando è morta, Zola stava lavorando a un pezzo su Brad Norwood, un membro del consiglio di Night City particolarmente fan della Militech. Ma qualcosa mi dice che quel pezzo non sarà mai pubblicato. Porca miseria, questo è un plot un sacco complicato per essere un contratto, mi piace. E lo so, abbiamo tutti l'audio solo a sinistra. E qui c'è anche l'assalto. Stiamo facendo due piccioni con una fava, ok. Welcome back. Oh sì, che si espande e surriscalda. Mancava. Mago guerriero, esatto. Allora, lootiamo e finalmente vendiamo un po' di cose. Berretto Arasaka con telecamera. Ah sì, questo è quello, è molto da corpo. Ordine. Eliminazione leggibile. Abbiamo fermato Edith Kutaga. Attendiamo ordini. Confermate che indossava un dispositivo di registrazione. Conferma, ricevuto. Eliminatelo per attività terroristica e motivate da ideologie anticorporative e anticapitaliste. Wow, ok. Oggi seguiremo anche i capi, sì. Istruzioni creazione panacea. È una mod dall'estetica per vestiti. Mi sembrava non comune, ma... no, mi sembrava comune, grigia. Però magari è soltanto la... È soltanto l'estetica e non la rarità dell'oggetto. O forse effettivamente il blueprint non ha rarità. Sono casuali. È casuale? No? Ragazzi, leggete. Guardate cos'è sta roba. Il mastro, grazie del raid. Volete repentance, eh? Io ho fatto uno spoiler per i fellers su Twitch, ai subscriber, sul gruppo Telegram per quanto concerne repentance. Vi prometto
che lo avrete anche oggi a fine live. Allora, ho un piano, ho un'idea e secondo me piacerà veramente a tutti quanti. È abbastanza unanime, diciamo, è qualcosa che accontenta il più possibile diverse sfaccettature di spettatore e di content creator. E fornisce immunità dal veleno e dalla folgorazione. È una doppia... Non pensavo neanche che esistesse un doppio immunity system come equipaggiamento. E posso craftarlo perché siamo dei fighi. Creato. Creato. Ok. Speriamo che questo funzioni. Inventario. E... Let's go. Panacea. Ragazzi, ma che figata. Che spettacolo. Ah, sveltezza non funziona, è buggato. Armadillo. Wow. Che dire. Wow, ma quanto sono contento del mio V, tra l'altro. Allora, ragazzi, togliamoci un po' di mezzo cosine, ok? Quindi lui. Ah, cominciamo a droppare cose sempre con le mod, eh? Cioè, o meglio, sempre con gli slot, guardate. È iconico questo. Avete visto quanto costano questi vestiti? $1000 l'uno. Guardate quanti soldi! Guardate quanti soldi costano i vestiti! Ah, questa è quella che abbiamo comprato, fighissima! Sì, è vero, il baule è un'altra zona di infinite drop, in realtà. E vi dirò. Mi piace molto, specialmente ora che hanno fissato il limite del salvataggio, ma io non sono il tipo di videogiocatore, per quanto parte di me lo è, alla massima priorità. Non sono colui il quale colleziona tutti gli oggetti per avere tutto del gioco su il salvataggio, ma voglio una categorizzazione ordinata delle cose migliori e di quelle che mi piacciono. Quindi abbiamo roleplay ed efficienza, ok? Quindi non voglio tutti i pantaloni del gioco e così via. Non penso che gli slot aggiungano parecchio valore, eh? In realtà, quello che ha uno slot, io lo smonto. No. Guardate! $9000 secondo loro! Ah, costa $9000 sta cosa! Nah, ci sono mod veramente scarse. Questa non è scarsa. No, questa sì, invece. Ah, belli sti occhiali, però. No, non importa. Aspettate un secondo. Lui non mi toglie $9000. Ah, ok, no, perché stavo pensando che ci potesse essere quel problema. A quanto pare ero convinto di avere più soldi di quanti in realtà non ho. Ok. Wow. Ma in realtà per me... Ah, ok, ci teniamo quelli del ricordo perché eravamo elegantissimi con quel poco. Tuttavia, ragazzi, comunque è normale che i vestiti costino così tanto, eh?
Cioè, ci sta, sono vestiti da corpo molto preziosi e a livello di narrativa mi piace anche che abbiano questo valore, non lo trovo assolutamente sbagliato, è proprio figo comunque. Ed è una scelta del giocatore decidere di investirvi, no? Ci sta da Dio, ci sta veramente da Dio. Ok, ora che abbiamo fatto questo, abbiamo in realtà diverse scelte. Da una parte, la granata del naso di Ozob continua a lasciarmi un po' perplesso perché le granate in base hanno esattamente le stesse. Beh, magari è veramente solo l'estetica ed è una chicca un po' strana. Poi per il resto qui abbiamo diverse cosine che però non pesano, lasciano un po' il tempo che trovano. Non è il momento di fare micromanagement, siamo d'accordo, giusto? Abbiamo trovato la panacea, che è una roba folle. Ecco, domani vorrei controllare un po' questa cosa perché il Mikoshi è ancora al 20%. Chissà. Allora. Va bene. Wow. Wow. Oh, finalmente avete visto che si è risolto il frame rate. E abbiamo di nuovo questa sensazione bellissima del ray tracing. E adesso? Giralo ancora più forte questa volta. Cazzo. È tantissimo che non vedevamo un teschio. Ventiquattro per la cyberpsicosi. Io volevo far quello. Quindi anche a moderato si possono trovare i teschi. Ok. Ragazzi, 21. Full mana con Cyber Deck leggendario. Pronti? Ho appena castato Eden. Avrebbe dovuto darmi 16.000 punti esperienza. Ah, ecco, ok. Impianti da combattimento! Guardate quanti rimbalzi! Ragazzi, che spettacolo! Lui non reagisce minimamente. Ok. Ma è la polizia? Cosa sono questi? Che cazzo sono sti affari? Questo è stato uno dei combattimenti più belli che abbia fatto. La nostra build sta prendendo forma. E il fatto che la nostra build, prendendo forma, ci dia soddisfazione e ci faccia capire che i risultati che abbiamo sono effettivamente nati da lei, è uno spettacolo. È uno spettacolo. Richiesto supporto. Cosa sono questi? Sono Jacob Flores. No, lui non è Jacob Flores. Ma poi sono con il teschio. Sì,
Che... ah, ho sbagliato. No, la granata. Ah, perché non... perché non mi fa... perché non mi fa... ma si è buggata? Sì, si è buggata. Non mi fa... non mi fa mirare con la granata. Perché? Ora sto premendo la granata, ma non la lancia. Me la lancia solo di... me la lancia solo d'impatto. Ma perché ogni volta qualcosa deve andare storto con sto gioco? Se premo la granata, toglie la mano, ma non lancia la granata. La lancia solo senza mirare. E vabbè. Ah, il cemento. Forse il cemento. Inizierò sulla tua tomba quando avrò finito. No, siete stronzi. Io stavo giocando da Dio. Stavo giocando da Dio. Stavo giocando da Dio. E il gioco di nuovo è riuscito a buggarsi durante la mia partita entro 10 minuti. Entro 10 minuti. Stavo giocando veramente bene. Eccola, ora è apparsa, mortacci vostra. Ora è apparsa la granata. Cos'è, quella amp non può farlo? È invisibile. Ah, eccola, ora è apparsa. Ma che vergogna, porca miseria. Che vergogna. Non posso, non posso premiare non posso premiare niente di Cyberpunk senza che non si vada a rompere. Oh, io ce la metto tutta. Che cosa vergognosa, porca miseria. E no, cioè, il fatto è che non è che la lanciava dopo, anche se era invisibile. Non la lanciava proprio, non la lanciava proprio. Era invisibile. Ok, vabbè. E niente. Ci hai provato, Mike? Hai cominciato carico. Hai pensato di poterne parlare bene. E sei un illuso. Sei un illuso. Ci hai provato. Più che altro il pericolo moderato con i teschi è una cosa simpatica. Cioè. È incredibile quanto ti riesca a far passare la voglia a questo videogioco. Cioè, tu ce la metti tutta e lui no. Non pretenderai che io sia un software stabile. Hai lanciato una granata? Quale? Non è detto che ricordi quale sia. Non te lo faccio fare. Sì, si è emozionato il gioco, esatto. Tra l'altro adesso stavo provando a... cioè, no, mi sono esposto per provare a lanciare la granata, non per combattere. E infatti l'ha presa in mano. Che strazio, porca miseria. Ok, allora. Eccoci qua. Rallenta! Lo streaming non ha niente a che fare con il gioco. Sì, magari è una versione emotiva, esatto. Nemico sotto tiro! Apro il fuoco! Che cazzo sta succedendo a questo quartiere? Parate! No, non lo so, che scherzo. Ora che granate ho equipaggiate? Ah, quell'amp magari non mi serviranno a questo punto. Eccole.
sono tosti questi qua. Fuoco! Concentratevi! Allora, ce la facciamo stavolta a lanciare una granata emp ai cyborg, ai robot? Sì. Funziona però, eh? Funziona. Morto. Però almeno così si muore davvero, non per bug. Inchiodiamolo. Wow! Che mazza, avete visto l'amp cosa fanno i robot? Porca miseria. Minchia, mi sento circondato, è fighissima sta cosa. Non ho RAM. E questa mica è polizia, sono proprio pazzi e basta. Ti fa tornare il sorriso, dai. Sorriscalda, è potentissimo. Schiva, 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 schiva. Ok. Ok. Bravo, Mike. Bravo, Mike. Vero, ottima mira. No scope proprio. Arrenditi. Che è successo? Ce n'erano altri sicuramente, eh? Sì, no, il mitra non fa tantissimo danno, ma io in futuro la build la porterò assolutamente verso i... Oh, ciao. La porterò assolutamente verso i riflessi per aumentare assalto e pistole. Cioè, ho bisogno di migliorare le mie armi da fuoco perché mi piace sparare. Sì, la musica è svanita. No, quelli sono proprio robot veri, non sono cyborg. Via, via, via! Aprite il fuoco! Non dovresti suicidarti? Se non c'è nessuno dei tuoi? Parate! Forse se, sì, forse se trova almeno te come target, ti spara. Se invece è da solo completamente o se è troppo distante, si suicida.
gli sciamani della rete. Pacifica tutto quello che ci si aspetterebbe da un luogo con la sua malfamata reputazione. Locali loschi, negozi sospetti, la presenza di enigmatici voodoo boys. Perché enigmatici? Vi chiederete. Dopotutto non è raro che le gang custodiscano segreti di cui il resto della città è completamente all'oscuro. E i voodoo boys non sono diversi dagli altri gruppi, giusto? Ora chiedetevi, avete mai assistito a una sparatoria tra gang? Probabilmente più volte di quanto possiate contare sulle dita. E di chi si trattava? Valentino, Tiger Claws, Maelstrom, Sesta Strada, ma mai i Voodoo Boys, mai. A seconda di chi interpellerete, sentirete molte storie e opinioni su questa schiva gang. Sono di fatto i leader degli immigrati haitiani di Night City. Uccidono galli neri in sacrifici di sangue, e Dio solo sa dove ritrovano. Comunicano con i propri antenati tramite la preghiera, evocano i fantasmi e gli permettono di assumere il controllo del proprio corpo. Seminano dolore, malattie e sofferenza tra i loro nemici utilizzando bambole voodoo occulte. Forse penserete che alcune di queste affermazioni siano solo voci infondate, ma potete esserne sicure. Alcuni giurano di aver visto i netrunner dei voodoo boys nella rete oscura, circondati da vampiri e leviatani, e intenti a solcare quelle strane profondità del cyberspazio, più belli e pericolosi di quanto siano nel mondo reale e dall'obiettivo a noi ignoto. Ma quindi, chi sono? Che cosa cercano? Qual è il loro piano? In fondo, forse non dovremmo porci queste domande. Alcuni segreti è meglio che restino tali. Non è vero! Chiedi, chiedi. Allora, ammazza tosto questo, eh? Tostino lui. Minchia. Ah, wow, il riflesso nel vetro, magnifico. Allora, togliamoci la pistola di mezzo. Altri soldini. 10 serve, eh? Sì. Proprio quelli che, di cui mi sono vendicato sono i Voodoo Boys, esattamente. Per arrivare al migliore è un po' noioso. In realtà. Ma io posso fare. Ah, posso fare così, ok. Ok, questa è una cosa che non sapevo, carina. E ciccia. Ho un po' toppato, ma ho scoperto che posso. Ho confermato che posso rimandare un completamento se utilizzo lo stesso codice. Ma quest'area è fantastica! Sotto la stazione, tra l'altro. Guardate. Non male. Cazzo. Bisogna controllare. Contatto col nemico. Attacco. Wow, è andato in copertura.
tempo sono fermato. Ma quanti sono? Quello si è ucciso. Sembra camminare ancora, ma potrebbe essere morto. Ha ferito! Continuate a sparare! No, io sarò anche ferito, ma... Non è morto col suicidio. Oh, cazzini! Schiva, schiva, schiva! Ok. Hai qualche cazzo di rotella fuori posto! Sapessi, più di una! No! Non si apre! Non spezzate la formazione! Ma sei solo, eh? Cau! Ah! Cazzutissimo! Ma magari il gioco fosse sempre così. Dai, stavo per fare una figata. No, eh. No. Tutto bene? Posso farti un cortocircuito? Hai fatto un grosso errore. Fritto. Sapete una cosa che dopo tutte queste ore posso dire di aver notato? Sto parlando. Sapete una cosa che ho notato ormai dopo tutte queste ore possiamo confermare? Una delle cose più problematiche, al di là del funzionamento dell'intelligenza artificiale, che la difficoltà di Cyberpunk ha, è che gli avversari non hanno mai a disposizione davvero le tue abilità. Ti trovano, ti surriscaldano, ma non fanno nient'altro. Non hanno quasi... Cioè, le armi tech, o in generale anche le smart, non utilizzano un puntatore per colpirti mentre sei dietro una difesa o una copertura. Non ti cercano di hackerare come il Netrunner di quella missione di trama. Cioè, dovrebbe esserci più roba. Dovrebbe esserci più sistemi per gli avversari in grado quindi di renderli effettivamente pericolosi, non solo per il damage output, perché è l'unica cosa che possono fare, shottarti fondamentalmente. Ok. Cazzo, V! Porca puttana, ero teso come una corda di violino. Meno male che è finita. Hai lavorato da professionista. Io ho i dati e tu sei al sicuro. Chiudo il contratto. $7,000? Mi sono beccato panacea e $7,000? Sono solo che contento. Oh, attenzione, non seguiamo i cavi, eh. No, 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 non sto facendo ragionamenti da classica RPG su un RPG. Poi, per carità, CD Projekt Red ha avuto grossi problemi di comunicazione e stava palesemente pubblicizzando in buona parte un action RPG con forti elementi sì, eh. Cioè, era quello che lei cercava di comunicare con tutte le cyberware, le cose, ma il fatto che i nemici abbiano skill... no. È un classico, nel senso che se un netrunner all'interno del combattimento di gioco ti fa solo sul riscaldamento, che è un dot fastidiosissimo, e non ti fa invece qualcosa di più complesso, è semplicemente un limite, ragazzi. È tanto se si spostano quando spariamo. O gli dai una capacità tattica o gli dai delle abilità. Se non gli dai nessuna delle due, gli rimane soltanto il danno. E il danno a difficoltà alta shot, a difficoltà normale, ti rende comunque... in totale controllo. E può essere divertente, ma limitato. Se poi non funziona, non è più divertente. Cioè, è un casino. Eccola qui. Il fatto è questo. Giustamente questo ragazzo, però... dice una cosa che non dovreste sottovalutare. Ossia,
Se vi aspettavate un classic RPG e non lo è, il gioco non va criticato o sminuito per il fatto che non lo sia. Ok? Il non esserlo non è un difetto. Quello è un gusto che non incontra il proprio. O un risultato che non è, diciamo, in sinergia o in simbiosi con quello che ci piace, o magari quello che avevano effettivamente dichiarato sarebbe stato, eh? Allora. Sì? Non importa cosa gli dirai, non importa cosa credi di fare o cosa farai, non puoi cambiare nulla. No. Cosa? Sappiamo chi sei. Sappiamo cosa sei. Sappiamo cosa vuoi. Stai scherzando col fuoco. Non tirare troppo la corda. Oh, cazzo. Sì, tu. Già, parlo proprio con te. Hai tutto quello che desideri dalla vita? Fammi indovinare, le patatine ammuffite, l'acqua rugginosa del rubinetto, l'ennesimo omicidio fuori dalla finestra, cavolo, di casa? E se potessi lasciarti tutto quanto alle spalle? Lontano, lontano per sempre. Immagina di iniziare il tuo viaggio in direzione dell'ultima frontiera. Scrivi la parola spazio al 7299 per avere la possibilità di vincere una settimana per due al nostro Crystal Palace. Ben 10 casinò, 5 piscine, la migliore attrezzatura da brain dance e i migliori chef dell'universo intero. Se quello che cerchi è un angolo di paradiso, non devi sprecare nemmeno un secondo. Scrivi spazio al 7299, fallo adesso. Crystal Palace, vivi al massimo dentro al vuoto cosmico. Salve, V. Don't waste your money on counseling. Only Mr. Stud can save your marriage. Dobbiamo parlare. Sì, lo so. Elizabeth mi ha raccontato. Che è successo per me? Ho fatto bene ad assumere un professionista. Elizabeth, cosa ti ha detto esattamente? Non è entrata nei dettagli, solo che l'SSI ci spiava per conto di quel figlio di puttana di Holt. Immagino tu sappia altro. Mi sento osservato. Ti sembrerà strano, ma non ho molto altro. Deve pure esserci qualcosa. Non hai trovato qualche prova? Mi spiace, sono tutte voci e speculazioni. Ad esempio? L'SSI riceveva soldi da molte persone, tra cui Holt. Ma è una pista debole, troppo debole. Niente che possa aiutarti, Jefferson. Maledizione. D'accordo, ci penserò io. Che vuoi dire? Prima cosa, vincerò queste dannate elezioni. Poi troverò il figlio di puttana che ci ha spiato. E se è Holt? Scoprirò tutto il marcio che nasconde e lo userò per seppellirlo. Beh, allora, buona fortuna. Riceverai presto il tuo compenso. Hai già la mia gratitudine. Arrivederci. Allora, cosa ne pensi? Dubito che dietro questa storia ci siano delle persone. Quindi degli alieni? Molto divertente. Sei troppo giovane per ricordarlo, ma tempo fa la gente parlava di un IA fuori controllo in agguato nel cyberspazio. Quindi, niente alieni. Non importa chi o cosa. Il nostro uomo ha perso in partenza. Possono fare quello che vogliono. È fottuto, V.
Quindi Dream On finisce così, eh? Ma sapete... sapete chi assomiglia? Magari, magari è un easter egg, visto che me l'avete chiesto di vederlo. È lui! È lui, è lui! È lui! È l'uomo, è l'uomo, è l'uomo misterioso! Sì, è l'uomo misterioso di Mass Effect 2! Non posso sparargli. Carino. Allora, in realtà... in realtà vi dirò, eravate stati molto negativi nei confronti di questa quest e il modo in cui finisce, lasciando in sospeso il fatto di avere questo problema per la famiglia Jefferson. No, scusate, per i Perales e Jefferson. Però in realtà è grazie a Johnny che abbiamo un po' di contesto. È naturale che non potremmo mai affrontare, qualora fosse vero ciò che dice, e potremmo considerare assolutamente per tale la sua intuizione, che sia, se si ha a che fare con un'intelligenza artificiale rogue completamente nociva e che sta prendendo il controllo della politica di Night City, si può cercare di non farla arrivare ad alcune persone, ma in generale non si può vincere questa guerra. È un altro gioco, cioè questa side quest potrebbe essere un'intera espansione o un altro gioco intero. Non sono dispiaciuto che la quest è finita così, onestamente. Non sono deluso. A maggior ragione se abbiamo la classica chiamata post-quest che di solito c'è. Quindi, allora. Io volevo andare da Judy, per esempio. E in generale... non dimenticarmi che se ci sono scazzottate voglio andare a controllare. Le scazzottate che abbiamo trovato, tipo qua, ci hanno portato a Panacea, che è un equipaggiamento fuori di testa. Quindi, allora, vediamo un po'. A questo punto, fisico 7, intelligenza... no, 17. Perfetto, abbiamo due punti talento. Abbiamo già potenziato al massimo quasi tutto quello che ci interessava. Io vi dirò che comincerei... comincerei piano piano... ok, questo è importante. Teniamocelo così per ora. Io credo, guardando i vari talenti, che non porteremo... non porteremo il fisico oltre l'11. Vi va di fare una cosa un pochino più hardcore? Allora, noi siamo a livello 31. Questo significa che abbiamo ancora 19 punti abilità. Non mettiamoli a caso. Ma infatti Zeffiro probabilmente non è un essere umano normale, quello che ci sta osservando da lì. Abbiamo 19 punti caratteristica, d'accordo? Ora, presumiamo che io voglia avere fisico 11. Arriviamo a 15 punti caratteristica. D'accordo? Ce ne mancano 15. Se poi metto intelligenza a 20, ce ne rimangono 12.
12 più 3 fa 15. Ed è un'inculata atomica. Perché riflessi a 15 non ci sblocca lo skill tree del 16. Quindi quali sono i perk di 16? Allora, è che noi abbiamo freddezza a 7. Continuo a dire che questa cosa, freddezza a 7, se noi portiamo freddezza, allora, intelligenza ci serve a 20, ok? Perché io voglio potermi craftare gli hacking gravity leggendari. E questa roba è fondamentale, cioè, non scherziamo, ok? Quindi, certo, poi ci serve il livello 20 in hacking, ma ok. Allora, 20 è intelligenza fondamentale. Fisico, con 11 aumenta del 15% i danni critici dei fucili e dei pompa. Siamo a 7 di fisico. Intende anche la progressione dell'abilità del Ragtop, sì. Ragazzi, se non si può fare respec, allora, considerando il fatto che con le espansioni arriveremo perlomeno a livello 60, secondo me anche di più, probabilmente almeno 70, a questo punto riflessi non arriverà a 15, lo portiamo a 14. O 14 o 12. Cazzo. Però in effetti pistole non ho. Mi piace molto sparare con i mitragliatori. E abbiamo già un cecchino per i colpi singoli, quindi forse cazzo, 14 è troppo importante per i mitra, dai, che spettacolo. Certo, però basta mettere il mod che toglie il rinculo verticale e tutto quello diventa inutile, no? Auguri. Ok, ignoriamo le pistole, però comunque assalto è importante. Dai. Allora, per ora raggiungiamo fisico 9 e intelligenza 20, poi ne riparliamo. Ma secondo me possiamo farcela, perché allora,
è inutile avere freddezza a 7. Freddezza deve almeno arrivare a 9. Freddezza deve arrivare a 9. Ok? Ah, senti, finiamo la quest di River, altrimenti... Ok. A questo punto cominciamo a goderci un po' di più... uno status quo. Anche perché presto compreremo anche un'altra auto. Oh, bene. Oh, ok. Nulla di strano, il quotidiano. Posso? Non mi stupisco più. Andiamo. Grazie. Ciao Ray Tracy, mi sei mancato. Come va ragazzi, state... Ops. Come va la live, vi fa piacere? Io sono qui ma forse troppo concentrato sul da farsi. Ah, attenzione, c'era la scazzottata qui. Questi sono piuttosto importanti. Dai, rimbalzo di contagio sul riscaldamento. Sta sì, a quanto pare lavorava da sola. Al diavolo. Non sparate! No, volevo saltare. Che succede al frame rate? Oh, wow, wow! No, eh? 27? Non siamo su PS4. Sì che ce l'ho io in pendere a combattimento. Ah, mi spiace, sei morto senza. Ok. Dalla 1.06 in poi dobbiamo mettere performance. Livello necessario 32. Ma dai. Ottieni PE per l'abilità annientamento. Ok. Allora. Dino Edge. Ah, Dino. Dino, eh? Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Gioiello l'Avenger. Sapete che secondo me
Forse ho capito perché ci sono problemi di performance. Le patch hanno rimosso le mod che miglioravano il lavoro di ottimizzazione, come il DSFX, se ricordate, che non erano del tutto funzionali. Alcune non erano davvero attive, ha detto CD Projekt. Però secondo me le patch hanno rimosso quei file o li hanno sovrascritti, causando. No, voglio la macchina buona. Aspettate. Non mi stanno prendendo i soldi per riparare? Questi? Mamma mia. Terribile uccidere in questo modo, eh? Istruzioni creazione, grazie. A quanto pare esplorare ha veramente delle conseguenze positive in città, eh? Mi è stato rimosso del denaro, quindi ho il brutto presentimento che la macchina... Rutilia! Sei tu? Non suonare, devi scendere! Ok, si è riparata. Esatto, quella in cui posso trovare il craft per armadillo, per me è importante. Ok, torniamo in noi. Questo vicolo cieco. Quanti soldi abbiamo? Perché appena raggiungiamo i 100.000 dollari andiamo a comprarci le braccia da gorilla per le sai... Mamma mia che blu. Guarda che bello che è il volante. Decisamente non da città, ma... Neutralizza i criminali e ottieni delle prove. Dove? Qua? Sarebbe bello poter mettere davvero gli occhiali da sole. Sarebbe stato fighissimo in prima persona. Dai, che qui finalmente... Qualche quest la stiamo concludendo e secondo me ci porterà più facilmente. E ci faccio una borsa per mio. Simpatico. Molto simpatico. Violazione del protocollo. Allora. BD e no. Ah, mannaggia me. Contagio. Surriscalda. Блядь, нет! Sei nella merda fino al collo.
tu da dove... Dove cazzo eri? Ti cercavo. Sentivo la voce nelle mie orecchie, ma... La nostra catena d'oro da buttare. Guarda tutti questi laser. Ma in realtà tutte queste quest lasciano sempre un premio unico, avete visto? Un equipaggiamento, una recipe. Ah, ok, hanno fatto un assalto a un rave. Maledette. Punto andiamo ad arrivare a piedi. Sono un team 1000, santo cielo. Dopo tutte queste ore di gioco, nelle partite di side quest mi permetto di essere un pochino arcadish nei movimenti. Vi leggo sempre, spero di non starvi annoiando. Viaggio troppo con la mente, vero? È soltanto design. Sembra una citazione, ma è solo design. Ci sta comunque. Ok, stavo dicendo? Ah, sì. Bella giornata. È un classicone, esatto. E la giornata è cambiata di colpo. Ehi, come va? Guardate che roba. Dietro! Meno male che sei qui, mi serve il tuo aiuto in cucina. Qual Ma è il menù? Perché si è affezionato così tanto? Vieni. Puoi mescolare la carne. È morbidosissimo, cioè carne di soia? Ok. Si è affezionato tantissimo. Non saprei, forse è meglio chiedere a Joss. Joss ha fatto la sua parte. Prendi quel cavolo di cucchiaio e mescola. È una ricetta segreta della famiglia Ward. Mm-hmm. Cipolle, paprika, timo. Devo solo tritare un po' d'aglio e sedano. Tu intanto mescola, per favore. Mescolo. Vedrai, non hai mai mangiato una giambalaya così. Pensavo che scherzassi sul cucinare insieme. O che Joss stesse in cucina a sgobbare mentre... E come? Joss non ha la minima idea di come si cucini. In realtà mi piace torturare gli alimenti. Ultimamente ho avuto poco tempo per farlo. Non voglio rovinare una bella giornata, ma devo chiedertelo. Che ne è di Peter Pan? Vuoi sapere se l'ho ucciso? Parliamone dopo, ok? Bene, direi che hai mescolato abbastanza. Ti spiace prendere il riso in cucina? Sì, signore. Sì, è proprio da Joel questa cosa, vero? Porca miseria. Ragazzi. No, Randy è sempre stato così. Qui bisogna abbozzare. Anche suo padre era un uomo difficile. È quello che gli ho detto. Ma mi fanno sempre lo stesso discorso. Non importa a nessuno dei bambini un po' problematici. Dove posso trovare il riso? Ti richiamo dopo. Mi fa piacere che sei venuto. Oh. Ti trovo bene, Joss. Lo pensi davvero? Grazie. Eccolo il riso. Non voglio parlare con te, Joss. Joss, non voglio parlare... Come sta, Randy?
ancora in ospedale. Ancora sotto shock. Ma fa progressi. Non ho ancora avuto l'occasione per dirti quanto ti sono grata. Ah, quello che conta è che sia finita. È che non so come sdebitarmi. Se Randy avesse... Ah, non mi devi niente, Joss. Scusami, sono sempre un disastro. Basmati, comunque, buono. Il riso è lì. Tocca i pomodori. E adesso puoi aggiungere il riso. Stiamo davvero cucinando. Riso aggiunto. Ok, adesso deve cuocere un po'. Patio? Praticamente questa è come la missione con il Basilisk, solo che non si scoprirà fortissimo. È una birra o qualcos'altro. Con una sinergica connessione sinaptica. Sì, è tutto tranquillo, come se non fosse mai successo niente. Adesso mi dici di Harris? Sono andato a trovarlo in ospedale. È ancora in coma? Sì. In uno strano torpore tra la vita e la morte. Un guscio vuoto in un letto d'ospedale. Un colpo in testa. Pulito e veloce. Ho pensato la stessa cosa. Sarebbe stato così facile. Gli ho puntato la pistola alla tempia e... ho ricordato una cosa. River. Come sono morti i miei genitori. Sicuro di volerlo sapere? Beh, forse adesso non è il momento migliore. Doveva essere una cena tranquilla e rilassata. Ah, mi sembra una storia pesante. Ok, giusto. Forse hai ragione. Solo... Harris, cosa hai fatto? Gli hai puntato una pistola alla tempia e... Mi è capitato di mettere fine a qualche vita, ma mai così. Mai un'esecuzione. Me ne sono andato in fretta dall'ospedale. Mi sono detto che il caso era chiuso. Va bene, ma ora non tornerai a lavorare per la polizia. Mi piace come suona investigatore privato, chissà. Zio River, hai detto che giocavi con noi! L'hai promesso! Va bene, va bene. Andiamo. Bee, vieni con noi. A cosa giochiamo, zio River? Vedrai! Dorian, giochiamo! Sì, grosso guaio a Haywood! Prendi il niente. Oh, però possiamo scegliere il gioco, attenzione. Solo le pistole? Ah, perché è un set! Oh! Ma era palesemente... Beh, che ne pensi? Ma sì, proviamo. Bene, bene. Bel giocattolino. Non è il momento di distrarsi. Non devono sfuggirci. Chi? Oh, begli avatar. V, permettimi di presentarti il capitano John McClane e il tenente Harry Callahan. Sono i migliori del nostro distretto. È meglio non farseli nemici. Io lavoro sempre da solo, nessuna eccezione, neanche per te. Sì, anch'io. Oh. Mi fate un corso intensivo? Cosa devo sapere? L'intera città è vittima di crimine e corruzione. L'anarchia regna incontrastata. E nemmeno noi siamo dei santi.
Anche la polizia è perseguitata dai fantasmi del passato. Ma la città è senza speranza. Nessuno oserebbe mai affrontare il Chamuco il Diablado. Oh, è cattivissimo, ma noi lo sconfiggeremo. Il più cattivo genio del male di sempre. Ok, mettiamoci al lavoro. Bene, praticamente dobbiamo trovare El Chamuco in Diablado e nel frattempo fare fuori i suoi scagnozzi. Pagherà per i suoi crimini. Siamo divisi in due squadre, noi e i ragazzi. Ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo. La squadra col miglior risultato vince. Non avete nessuna speranza. Sì, vabbè, ma... Facci piano, ok? È il loro gioco preferito. Certo. Certo. Joel è una persona... Allora, scherzi a parte. C'è da dire una cosa completamente... ormai inconfutabile. Siamo arrivati a questo gioco, siamo arrivati al giocare con i bambini e River in un solo modo. V è un personaggio il quale non si riesce nemmeno, non è un difetto, è una scelta, è un dispiacere per chi si aspettava altro, ma è contemporaneamente qualcosa che va valutato per quello che inevitabilmente è. Noi siamo arrivati a giocare a questo gioco con lo stesso mood che hanno deciso a CD Projekt Red, punto. Il motivo dell'affetto, quanto affetto dare a River, quanto essere accondiscendente, quanto essere felice, quanto aiutarlo, quanto essere sorridenti, quanto scherzare, quanto giocare, quanto empatizzare, così via. Si è arrivati a questa frase, a questa scelta, a questa partita in un solo modo, indipendentemente da qualunque scelta che avrei mai potuto fare. Non c'è nessun gioco di ruolo, zero. V è questo, V è lui, V è il personaggio di CD Projekt Red, punto. Cioè, si poteva tranquillamente essere meno legati a River, essere stranamente, cioè, meno amiconi. Io mercenario, ex corporate, affiliato con i Nomad, che aiuto un poliziotto detective, nel senso, cioè, questo rimane. Non avrei mai avuto un rapporto diverso con River in base alle scelte, capite? Poi probabilmente le quest hanno ramificazioni e ci sono diverse conseguenze, per ora solo intra quest. Non ho visto i finali, non contano in questo, eh? I finali che fanno conto di quante side quest hai fatto, di che reputazione hai, se ci sono, o in generale di quello che hai fatto con gli vari NPC, alla fine sono il classico da sempre, anche soltanto, anche non di GDR, però in generale qui le conseguenze le ho viste solo intra quest, cioè non tra quest diverse o in generale a onde d'urto come mi aspettavo. E poi comunque io sono molto curioso di vedere dove tutto andrà a parare, però io le vedo comunque un 75% per quanto concerne almeno una branca di quest. E non credo che l'altro 20 e 10% equivalga a 300 ore di gioco di storia, capite? Quindi non sono perfettamente chiaro... cioè non mi è perfettamente chiaro cosa sono quelle altre due percentuali, lo scopriremo sicuramente insieme, ma rimane il fatto che anche ad oggi comunque la storia, la trama... è carina. Basta. Cioè, me ne frega relativamente. Ti mettono questa foga incredibile, questa fretta di morte e di apocalisse della psiche e della rasaka. Ma... ok. Simpatica. Ma non sento nulla. Nel senso, non ho personaggi complessi che non siano già morti. Jackie era un personaggio molto semplice, ma poteva diventare qualcuno. E probabilmente lo rivedremo in Soul Killer. Cioè, se la Rasaka vuole interrogarlo, magari riusciremo nel web a parlare con il suo simulacro. Però Johnny è molto interessante, ma è, continuo a dire, un cameo per ora. L'interazione che abbiamo con lui è di qualche dialogo e di qualche flashback.
basta. Continuo a dire che vi invito a questo punto a giocare con me successivamente, non per sminuire Cyberpunk, Tales from the Borderlands, che è una graphic novel, cioè che è un'avventura grafica fondamentalmente, di gameplay. Però affronta la narrativa di questo argomento in maniera molto migliore, molto più completa, molto più interessante. In generale anche le pillole hanno avuto un ruolo per ora marginale, e se avranno un ruolo alla fine, ben venga. Però c'è anche Misty in generale, non lo so, è tutto molto pregno di contenuto, è tutto molto bello. Però la storia di Cyberpunk 2077, cioè è tutto un contorno, anche il corporate, anche le macro aziende, le mega corporazioni. Sì, ogni tanto vedi un carro armato, un po' di soldi, ma non senti nella storia tutto questo, questa oppressione o comunque questa distopia. È ma no, Serit, la sceneggiatura, la storia, non importa che un gioco sia basato solo sulla storia o meno, anche Detroit Become Human è basato solo sulla storia, ma è scritto da cani, per quanto poi abbia delle cose bellissime, è scritto da cani. A parte il microscopico, le relazioni microscopiche tra personaggi o nelle famiglie. Quindi, e non ha niente a che fare con il fatto di essere incompleto, invece, no, vi sbagliate. La sceneggiatura, la storia, il modo in cui viene raccontata, sono cose che sono indipendenti. No, la sceneggiatura, non come è raccontata, è una cosa completamente indipendente dai soldi e da quello che è il genere. Assolutamente, assolutamente. Il modo in cui è raccontata, certamente sì. Però noi stiamo facendo missioni secondarie proprio perché stiamo vivendo questa bolla che poi diventerà, ok, boom! Boom! Principali e trama. Sono molto curioso di vedere dove andremo a parare. E che dir si voglia, io ve lo continuo a dire, sono sicuramente non esattamente blowed out of my mind, ok? Non sono esattamente in mindfuck per il capolavoro che stiamo giocando. Anzi, però è un bel videogioco. Si rompe un po' troppo spesso, ma questo si risolverà. È un bel videogioco, un gran bel videogioco, e le espansioni che arriveranno potrebbero retroattivamente renderlo molto più denso. Non nel contenuto, ma nella qualità dell'esperienza. Perché la qualità del contenuto in realtà c'è. Cioè, la qualità del contenuto di Cyberpunk è tra le più alte mai viste in un open world. Però oh, eccolo, prendilo! Questa città è mia! Non me la strapperete mai! Ma è Walter White! È veloce, ma non abbastanza per sfuggire alla giustizia! Attenzione, ci sono i suoi amichetti! Niente male! Io più mira di te! L'ho colpito, l'ho colpito! Mi dispiace. Ancora, lascia, ancora. Lascia vincere i bambini! Quasi ogni mio personaggio lo farebbe. Tranne Joel. Di qua. Deve essere il loro schifoso nascondiglio. Si sentiva puzza di degrado morale da un chilometro. C'è silenzio. Troppo silenzio. Oh, ma quanto giocano bene. Fanno anche roleplay. È una trappola. Ci aspettavano. Niente male. È tutto quello che sai fare? No! Guarda questo! Niente male! Sono finiti, ma la prossima volta dobbiamo fare più in fretta. Fuori dai piedi, cittadino! Ostacolare la giustizia è punibile dalla legge. Questo è l'ultimo avvertimento. Stia calmo, capitano. Sono solo di passaggio.
È tutto quello che sai fare? Ce l'abbiamo quasi. No! Niente sciocchezze, Callan. Non voglio perdere uno dei miei uomini migliori. Non preoccuparti per me. No, non l'hai colpito. Ok, forse li abbiamo eliminati. Ma non è ancora finita. Qualche ultima parola. Va bene. Parla, canaglia. Voglio sentirti implorare pietà. No, sono le vostre ultime parole. Ma dai, un'altra imboscata. Ok, adesso... Il pranzo è pronto. No! No! Mamma, ce l'avevamo in pugno! No, lo prenderete la prossima volta. No! No! Hai visto il punteggio? Che schifo! Odio questo gioco! Siete andati alla grande, eravamo testa a testa. Potevi lasciarli vincere. Prendono molto sul serio questo gioco. Sì, scusa. Mi sono fatto prendere la mano. Ah, non fa niente. Almeno hanno avuto un po' di sana competizione. Ehi, a tavola! Mi sento un mostro. Allora, vi siete divertiti? Gli omicidi nella notte non sono niente a confronto. Sì, vi è abbastanza forte. Forse dovreste giocare insieme più spesso. Ma la prossima volta stai squadra con me. Adesso vediamo se è buona come sembra. La disoccupazione ti ha fatto bene. Sembri felice. River sta scoprendo le gioie della famiglia. Famiglia e polizia non vanno mai d'accordo. Adesso ho l'occasione di recuperare il tempo perso. Era parecchio che non lo vedevo così... così sereno. E tu, V? Hai una famiglia o solo relazioni? Ho sempre visto la famiglia come un peso, qualcosa che mi avrebbe frenato, sai, prima la carriera. Non che ne abbia cercata una, però. Per me niente conta più dei miei figli. Ho fatto cazzate, a tratti la mia vita è stata un casino, ma ho sempre messo prima i miei figli. Devo per forza parlare? Già, se mi ci vedresti a fare il papà. Beh, nemmeno io sembro la classica mamma amorevole, quindi... Sì, chi dice sì? Beh, allora è deciso. Tristissima. Ho un 11,99, agente richiede rinforzi. Su, ti tiro fuori dall'imboscata. Si è spenta. Grazie, Joss. Sì, grazie. La situazione stava degenerando. È a questo che servono i partner. Eri a tanto così dal ritrovarti a sfogliare gli album di famiglia. Ora si scopre che ha rapito Randy. No, Randy. Che cos'è? Che ha rapito Peter Pan e l'ha legato alla torre dell'acqua in coma. E lo stiamo andando a torturare. Perdere qualcosa? Cazzeggiare? Trova un modo per superare la recinzione. No, il doppio salto! Un giorno o l'altro lo sistemo. I cyberware. Ho una spinta. Lo scavalchi e lo apri dall'altra parte? Sì, bastava che tu mi lasciassi... Oh, ecco, aspetta. Non serve. Wow! Ok, ti piace saltare? Spingi. È più facile. Ok.
Andiamo. Alti e bassi, alti e bassi. La zona non è male. Niente di speciale, ma fa una buona impressione a primo impatto. Non è di certo Corpo Plaza. No, ma si vive bene qui. Ci sono posti peggiori per crescere dei figli. E i problemi di Randy con la legge? Quelli da dove vengono? Hai ragione, ma Randy ha preso da suo vecchio. Avrebbe problemi anche in un quartiere migliore. Peggiore città tra l'Atlantico e il Merda! Però adoro il panorama. Lo trovo rilassato. Che panorama! Davvero un bel posto. Te l'ho detto. Ho una cosa per te. La tua pistola? L'ho avuta per molto tempo. Troppo. Credo sia ora che cambi padrone. Non so cosa dire. Promettimi solo che non ti spari su un piede. Che richiesta specifica? Il marito di Joss l'ha fatto, da sbronzo, proprio dove siamo ora. E che ha reso questo posto parte della storia di famiglia? Qualcosa del genere. E ora il pezzo forte della serata. Ti va un sorso? Ce l'hai una limonata o qualcosa di simile? Beh, sì, ma sul serio. Doveva essere una cena di famiglia, non mi aspettavo roba forte. Oh, limonata, grande! Ah! Cavolo! Che figo! Ah! Ma vi dirò che, specialmente per come ho costruito Joel, sarebbe decisamente stato un po' un flipper. Che si potrebbe tranquillamente dire il finire in diverse buche e rimbalzare tra tante palle, no? Ok, cioè, ci sta. Però a livello narrativo, né il mio personaggio né io mi aspettavo un percorso come quello vissuto con Panam. Quindi in realtà, a livello proprio narrativo, a livello proprio di costruzione del nostro percorso, il distacco dal corporate e tutto quello che rappresenta essere stato avvicinarsi invece ai Nomad, al clan di Panam, di Soul, a quello che è stato il suo rapporto con lei, comunque in realtà non, il fatto che River si è affezionato troppo in fretta, non, c'è stata questa enorme velocità di approccio. Anche da amicizia, cioè anche da amico, River è diventato amico velocissimamente. Il che è quella cosa che potremmo considerare suo caratteriale, che trovo dolcissimo e bellissimo. Bellissimo. Però è molto lontano da Joel, completamente lontano da Joel. A quella città di merda. A Night City. Ah, che lui non sembra comunque molto sicuro interessato. Che non ti dispiace se bevo? Ancora un bel po'? No, scherzi. Posto tuo, regole tue. Mi tieni compagnia, però? So essere davvero piacevole da sbronzo. Ma Joel è... Vedremo.
Joel è molto più che omosessuale, l'ho detto alla sua creazione. E tra l'altro ho fatto la battuta di buche palle. Come fate a dire che non è omosessuale, Joel? Joel è pansessuale. Cioè, se un flipper parlasse, probabilmente non mi inserirebbe le monetine. Ma perché River è eterosessuale, giusto? Sì. Dove ho messo quel... Colonizziamo la Luna e non abbiamo ancora una cura per i postumi della sbornia. Beh, almeno ieri ci siamo divertiti. Già, ma adesso devo andare. Ho promesso a Joss che la portavo da Randy. Chissà se... Non ti preoccupare, riprenditi. Mettici tutto il tempo che ti serve. Salutami, Randy. Sarà fatto. Ci vediamo, Vi. Chissà se... se avessimo bevuto il risveglio, sarebbe stato scoppiato anche per noi. Buongiorno. Non disturbo, spero. Il generatore, ti ricordi, vero? Sistemarlo adesso? Sì, adesso. E poi andiamo in ospedale. Voglio che sia tutto pronto per quando Randy torna. Ok. Perfetto. Tempo al tempo. La pistola che ci ha dato, com'è? È questa. È un'arma più che altro legata al rimbalzo, forse. 4 moltiplicatore danni colpi alla testa. Non male. Non male. Perché quest'arma non mi fa mai vedere i dati? Vabbè. È perma buggata, Widowmaker. Fucile a pompa. Apparition. Allora, vi dico quello che faremo. Io, lo sapete, mi conoscete, probabilmente dopo una quest come questa continuerei a giocare a Cyberpunk fino alle 3 del mattino. You know me. Tuttavia... cerchiamo di essere eterogenei e di dare il contenuto promesso a tutti, nel mentre adesso switchiamo a Immortals Phoenix Rising, avvicinandoci al momento nel quale un giorno arriveremo anche al suo completismo, 100%. È una cosa che voglio inserire in Twitch e su Sutorima. Voglio proprio vedere nel tempo quello che porterà e quanto sarà bello avere quelle playlist sul canale. Allora, quello che voglio dirvi è questo. Noi domani continuiamo, non è allora, siete veramente in tante in chat e non voglio darvi promesse sbagliate. Quindi io vi posso dire, 9 possibilità su 10 implicano oggi Cyberpunk basta. C'è un decimo di chance che in effetti io riesca a farlo dopo mezzanotte. Ma non è qualcosa sulla quale vorrei che voi poneste le vostre speranze. Non ho quel tipo di libertà oggi. Sapete quanto io sia sempre pronto al tutto, ma non ho sempre le mani libere. Quindi, probabilmente non è detto che ci sarà oggi, ma domani certamente sì.
e sto andando a play it safe perché domani si fa trama principale e dopo aver fatto la trama principale si va da Judith, o comunque Judith, che è anche il nome della mia prima vera compagna. Aspetta, c'è un assalto in corso. C'è un assalto in corso. Divertiamoci. Allora, surriscalda. Cortocircuito. E mi sa che non c'è nessun altro. Aspetta. E contagio. Chi rimane in piedi? Arrenditi. Non hai possibilità di fuga. Non male. Avete visto la strage che abbiamo fatto? Getta l'arma e vieni fuori. Aspetta, eh? Fatto. Il pugno killer. Nascondersi dalle forze corporative è un crimine. Oh, tesoro. Lo sai che ho migliorato. Lo sai che ho migliorato la violazione di protocollo e che ti faccio molti più danni se adesso ti meno? E lo sai cosa vuol dire questo? Che stai per prendere un sacco di pizze. Brutte, brutte, brutte. Cucù! Non fatevi mai dire che il gameplay di Cyberpunk è mediocre. Eh sì, ottieni le prove. Dov'è? Dov'è il... Vicino al PC. Vicino al PC. Lo zainetto, dov'è l'icona? Ma non ho visto l'icona, sapete, è colpa mia. Grazie. Perfetto. Allora, reinstallerò le mod di performance, sperando che abbiano effetto. E il nostro saluto sarà davanti alla quest principale. Spero la diretta vi sia piaciuta e che le discussioni fatte abbiano offerto... Ma io posso anche fare questo? No! No!
erano poliziotte? E la mia domanda non era se potessi hackerare i poliziotti. So che i poliziotti sono curati. La mia domanda era se posso hackerare dalla macchina. Che è successo? Che è successo alla mia macchina? Ah, ok, infatti hackerare dalla macchina è bellissimo. Signore, spero di avervi fatto un po' contenti. Io torno immediatamente. Ok? Ci vediamo con Immortals Phoenix Rising, che avevamo appena cominciato, quindi ci sarà un po' di ciccia, voglio fare trama, perché finché non sblocco tutti gli equipaggiamenti esplorare è inutile. Stiamo diventando hacker professionisti assassini. Non male. Il discorso di Repentance è giusto farlo adesso. Piccolo spoiler per il futuro. Ok? Mi sa che è meglio farlo all'inizio della prossima. Altrimenti non so quanti se lo perderebbero, sapete? Aspettatemi. Si cambia software. E si beve un sorso d'acqua. Grazie a tutti. A tra poco.